calcio appassiona sempre, anche magari se vivi dei momenti di conflitto, dei momenti dove il sistema non ti piace, dove magari pensi che si è perso un po' l'amore per questo sport, poi d'incanto quando iniziano le partite diventi e ritorni bambino e quindi dimentichi tutto per quei 90 minuti, sono i 90 minuti dove godi, perché è uno sport meraviglioso e quindi non vanno bene tante cose, però quando inizia la partita, quando l'arbitro fischia, dimentichi tutto, d'incanto dimentichi tutto. Non dovremmo aver paura della paura, dovremmo cercare di mantenere la quotidianità come l'avevamo programmata. È chiaro che sono situazioni veramente molto particolari, perché sono convinto che noi non potremmo risolvere questo problema, saranno gli stessi responsabili che dovranno dare una risposta a tutto questo. Quindi il mondo dell'Islam probabilmente saranno protagonisti in questo, come noi abbiamo avuto i nostri problemi negli anni 70, ci siamo compattati in quel periodo e abbiamo sconfitto il terrorismo che c'era in Italia. La risposta che ho dato è che poteva succedere in tutte le città europee, quindi non dobbiamo, come dicevo prima, modificare tutto quello che in questo momento ti fa paura, perché avrebbero vinto, perché non ci sarebbe più la possibilità di sognare un nostro futuro, quindi bisogna continuare ad andare allo stadio. Le squadre mi entusiasmano quando domenica dopo domenica vedi e rivedi certe cose, quindi vuol dire che stanno credendo in un progetto tecnico e quindi mi sembra che Napoli e Fiorentina da questo punto di vista hanno già capito forse che questa è la traccia da percorrere. La Roma potenzialmente fortissima, a livello individuale penso sia la squadra più forte in assoluto, e l'Inter mi ha colpito molto la frase di Roberto Mancini e dice: questo non è il mio calcio, però abbiamo già messo dei tasselli da un punto di vista caratteriale, temperamento, la ricerca del risultato. Quando riusciremo a trovare anche il piacere di offrire un calcio piacevole, penso che sia questo l'obiettivo e penso che l'Inter possa essere forse la candidata numero uno. È stato abbastanza chiaro la lettura, il messaggio che ha voluto dare la società Milan, è quella di puntare molto su dei ragazzi giovani italiani che possono dare quel famoso zoccolo duro, quella voglia comunque di appartenere ad una società importante e blasonata, quindi ci vuole un po' di tempo, però come progetto mi sembra che sia quello più interessante. Siamo rimasti tutti meravigliati, però il riscontro sul campo è stato straordinario, quindi ha visto benissimo Mihajlovic, non ha avuto paura di mettere un ragazzino giovane, ma probabilmente vedendolo tutti i giorni non ha avuto, voglio dire, la scelta obbligata, è stata ponderata e se l'ha fatto vuol dire che anche ha delle capacità psicologiche non indifferenti. Per me la ferita è aperta, perché il mondiale come l'avevamo preparato, come l'avevamo ideato e come è finito, è chiaro che è una ferita che rimarrà per me sempre aperta. La cosa che mi ha dato fastidio ovviamente non sono i giudizi tecnici, la negatività del tuo lavoro, e quando bypassano, oltrepassano la professionalità e vai sull'uomo, allora lì diventa impossibile non arrabbiarsi, impossibile non cercare di reagire in un certo modo. Poi chiaro, ognuno è fatto a proprio modo, ci sono delle persone che insomma si sono comportate in maniera meschina, ecco. Però non vorrei più parlarne, perché poi diventa la ferita non è aperta ma diventa un'emorragia. L'Italia è sempre emozionante, sempre coinvolgente, però per quanto riguarda i media, per quanto riguarda gli spazi, per quanto riguarda anche i risultati, interessa poco o nulla. Quando ci saranno e ci sono gli eventi importanti, allora tutti diventano i primi tifosi, tutti diventano i consiglieri, eccetera, eccetera. Ma ho detto anche forse delle cose un po' forse diverse, nel senso che l'Italia dovrebbe essere un po' più tutelata, invece non avendo una struttura, non avendo una, diciamo, le società di calcio, quando
subiscono dei torti o delle situazioni particolari intervengono. La nazionale invece dà libero sfogo a qualsiasi persona, quindi diventa altrettanto difficile poi avere un rapporto che sia un rapporto di equilibrio, e quello dovrebbe essere. Ma diciamo che la garanzia è il CT. Il CT è un allenatore molto determinato, molto sicuro, e trasmette sempre la voglia di superare tutte le difficoltà, anche mentali, quindi ha già dichiarato che vuole arrivare in finale all'Europeo, quindi questa è la garanzia. Sta provando determinate situazioni, poi dovrà fare delle scelte, ma saranno scelte condivisibili, perché è un allenatore che non ha mai regalato niente a nessuno. E quindi chi andrà agli europei perché si meriterà il posto. Sono difficili perché vivi il momento difficile, magari in questo momento hai tanti giocatori in forma, magari fra 2 mesi puoi rivalutare certe situazioni, e quindi questa è la difficoltà. Convinto di non aver fatto niente di particolare, se non aver coinvolto i giocatori e la squadra a decidere come noi avremmo dovuto comportarsi di fronte a determinate cose. I giocatori sulle mie decisioni del codice non hanno mai avuto niente a che dire, perché sapevano benissimo quali erano le conseguenze di un gesto, di una gomitata, di un'espulsione fatta in un certo modo. Quindi la polemica esce sempre comunque quando c'è il menefreghismo, come dicevo prima. Non gli frega niente a nessuno, se non magari criticare un comportamento, perché magari era Roma, Milano, o Torino, o Genova, o Palermo, o Firenze, quindi c'è la faziosità, c'è il tifoso giornalista del posto che deve cercare di trovare una giustificazione, una polemica. Però da un punto di vista, diciamo, di aver accettato, i giocatori hanno accettato perché hanno deciso loro, non ho deciso io, ma tutti, io penso che tutti abbiano un regolamento interno, poi chiamateli codice, chiamateli come volete, ma è un modo di dire: ok, noi siamo uniti anche da questo modo di essere, da proporre, noi ci vogliamo proporre in questo modo, punto. Ama il proprio lavoro, ma soprattutto ama la sfida, è uno che piace vincere le sfide, penso che abbia in testa dei traguardi straordinari e quindi trova motivazioni, trova stimoli, poi ha questa capacità di essere leader senza esserlo, non so come dire, senza dire ok sono, perché il suo comportamento, il suo modo di affrontare determinati argomenti con molta trasparenza, con il sentimento che prova, e questa è una bella cosa, non è brutto. Tante volte associano certe dichiarazioni con segnali di debolezza, no, sono segnali forti. Quando tu sei sincero e trasmetti quello che senti, può essere molto più convincente rispetto a tanti altri che si assumono come i portatori della verità. Ma diciamo che qualche anno fa gli europei mi sembra che abbia funzionato molto bene, non solo la scelta, ma anche il rapporto tra loro e la squadra, che tante volte uno associa questi nomi e automaticamente uno pensa che siano lontani da un gruppo, da una squadra. Non è così. Io ho convocato Cassano ai mondiali perché ha fatto una stagione straordinaria col Parma, è stato uno dei giocatori che ha avuto più continuità, quindi si meritava la convocazione. Per quanto riguarda Mario, diciamo le stesse cose da tanto tempo e continuiamo a dirle, perché la qualità intrinseca che ha sono qualità straordinarie. Deve soltanto convincersi che devono essere la priorità della sua vita professionale, tutto lì. Per me non è nemmeno da parlarne, cioè sono cose talmente per me vecchie e lontane che non. Ma non parliamone più, cioè. Non so come dire, perché tutte le volte che tu vuoi ritornare su questo argomento, magari metti una virgola dove non ci dovrebbe essere una virgola, non dovremmo nemmeno parlarne. Cioè, anche uno se fa uno sbaglio oppure fa una dichiarazione, una battuta, secondo me non dovremmo nemmeno commentarlo, perché si commenta da solo. È abbastanza, come tutti penso, che tu pensi che i vertici siano la garanzia della trasparenza, e invece purtroppo sembra che non sia stato così. Quindi poi ognuno di noi ha le proprie fantasie, i propri, diciamo, i propri modi di giustificare magari degli insuccessi, ecco, magari tanti guardi i calendari, guardi le partite, guardi i trasferimenti, però
Sì, mi sono sorpreso, assolutamente sì. Sì, è incredibile, però purtroppo è questo. Quindi, come abbiamo detto, abbiamo affrontato questo argomento dicendo che forse la prevenzione è la cosa, è la soluzione migliore di questo problema. Prevenzione vuol dire quando i ragazzi iniziano a giocare a 12-13 anni in una squadra, come si diceva prima, che ha un senso anche da un punto di vista delle prospettive, bisogna insegnarli certi comportamenti, quindi ritorniamo ancora a un discorso dei valori. Esatto. Ci sono la maggior parte degli allenatori e dei tecnici sono delle persone straordinarie. Poi noi viviamo in un mondo dove l'allenatore diventa una persona sola, diventa una, paradossalmente così, vivi in un lavoro dove devi aggregare, devi cercare di costruire gruppi, eccetera, ma alla fine poi sei solo. E quindi quando c'è troppa solitudine che ti manca magari la struttura dirigenziale, eccetera, è chiaro che ogni tanto anche noi facciamo dei grossi errori di rapporti, di comunicazione, magari, e quindi perdi magari la stima di un compagno, di un collega per una battuta, per un discorso, e quindi diventa difficile poi dare dei giudizi che siano dei giudizi obiettivi. Mi piacciono quelle persone che si assumono la propria responsabilità, mi piacciono quelle persone che non pontificano, mi piacciono quelle persone che non hanno il Vangelo su qualsiasi argomento, mi piacciono quelle persone che dicono ho sbagliato, mi piacciono quelle persone che sanno che la loro professione è una professione ad alto rischio, quindi che non sei comunque tu che determini tutto, ci sono tante componenti. Mi piacciono quelle persone che non si prendono troppo sul serio, mi piacciono quelle persone che accettano dei consigli, mi piacciono le persone che sono generose nei confronti dei colleghi. Ecco, mi piacciono tutte queste persone e secondo me tanti hanno tutte queste qualità, chi più, chi meno, eccetera, però quindi trovare una persona che mi piace, non so, mi piace da sempre per dirti Carlo Ancelotti, ma perché è riuscito a vincere in tutti i posti, a qualsiasi latitudine, è riuscito a sopportare certi momenti difficili con classe, con eleganza, con rispetto, è una persona che ti dà fiducia, è una persona che ha tutti questi requisiti, dicevo prima, insomma. Ma è sempre così. In Italia se sei bravo bravo non è che cioè, trovi tanti... Insomma, non so chi l'ha detto, ma in Italia se hai successo o sei bravo, insomma, non sei molto simpatico o devono trovarti qualcosa che non funziona. In Italia sapevamo, almeno noi addetti ai lavori, sapevamo che Ancelotti era uno dei migliori in assoluto. Poi è chiaro che quando vincono all'estero e ha vinto come ha vinto lui, anche molti che criticavano Ancelotti hanno dovuto per forza di cose dire ok, forse... Qualche volta abbiamo esagerato. Ciclicamente escono sempre questi argomenti che sono argomenti determinanti per il futuro. Le altre nazioni mi sembra che abbiano risolto questo problema qua, vedi la Germania, vedi l'Inghilterra, e quindi dovremmo cercare di capire come hanno fatto. Cioè io posso portare l'esempio dei miei 5 anni a Firenze dove tutti consideravano Firenze come una città molto difficile, particolarmente aggressiva con i tifosi. Noi abbiamo avuto un rapporto straordinario, non abbiamo fatto niente di particolare se non trasmettere quello che noi pensavamo fosse giusto trasmettere. Cioè, non sempre devi essere d'accordo con i tifosi. I tifosi è un aiuto straordinario perché quando, soprattutto a Firenze, quando sono con la squadra e spesso sono con la squadra e hai un uomo in più, vinci tante partite. Mi ricorderò sempre sul sottopassaggio quando abbiamo giocato contro il Bayer, se non sbaglio c'era Oddo che disse a Ribéry: senti, te l'avevo detto che questo è un campo che è molto molto difficile anche per i grandi giocatori. E quindi il giocatore che va a Firenze sa che trova una tifoseria forte, però noi non abbiamo avuto problemi perché la società è stata, la dirigenza è stata chiara dicendo che non avrebbe mai accettato nessun tipo di violenza. Io nel mio piccolo ho sempre detto non accetto determinate violenze anche verbali nei confronti di altre persone, eccetera. Quindi noi dobbiamo essere forti perché siamo forti noi, quindi forse
avere un rapporto un po' più diretto con i propri tifosi potrebbe essere già un primo passo. Il ricordo più forte è sempre comunque gli anni che ho fatto Bergamo da settore giovanile. Per me è stata una scuola di vita. E spesso a questa domanda dico, se io fossi non dico un dirigente o un presidente federale, ma fossi una persona che potesse determinare il futuro, metterei subito una regola: i futuri allenatori devono dare 3 anni della loro professionalità al settore giovanile. Tu puoi immaginarti grandi allenatori che per 3 anni lavorano per un settore giovanile, quindi ti danno una grande capacità di migliorare, ti danno non solo entusiasmo ma conoscenza, quindi aumenta la qualità del settore. E in più tu sei in un posto dove puoi sperimentare, puoi lavorare, puoi cambiare senza grandissimo stress, e quindi è secondo me indispensabile per il sistema calcio. L'allenatore giovane cresce il sistema perché hai un allenatore bravo, e quindi metterei solo questa regola qua.